Ciao a tutti ragazzi, sono Hyde, come vedete torno con un nuovo video. Oggi voglio fare una sorta di reaction. In realtà vorrei commentare insieme a voi un video che mi avete linkato in tantissimi. Ed è praticamente sto tipo che ha costruito un cubo di Rubik con una mela. So che detta così sembra non aver senso, ma è proprio quello che ha fatto. Quindi volevo un attimo vedere questo video, perché ho solo visto l'anteprima, e cercare anche un attimo di capire come potrebbe aver fatto. Detto questo, non perdiamo tempo. Ah già, vi ricordo che è uscita la mia applicazione, la mia app di magia. Cioè, perché è proprio un effetto di magia vero e proprio. Si chiama Missing e trovate i link in descrizione. Bene, ma detto questo, andiamo già qui il video. Allora, eccolo qui. Apple 2x2 Rubik Cube Puzzle bla bla bla. È questo qui, ok. Hello, this is my latest Ciao. Edible puzzle. It's a fully functional Apple 2x2. Assurdo, raga, è una mela. Assurdo, si muove perfettamente. Non so perché mi dà un senso strano. Cioè sono leggermente schifato. È un po' ripugnante, tipo. Forse perché c'è anche il cerotto. Quindi mi immagino che mentre l'ha costruita, tipo, si è anche tagliato. Cioè, che figata, questo qua è un pazzo. E poi è un 2x2x2. Non è un 3x3x3 come cubo. Cioè, adesso vi faccio vedere. Cioè, praticamente è così. Cioè, ha 4 quadratini ogni faccia. Non ne ha 9 come il normale cubo. Anche perché sarebbe stato impossibile farlo. Cioè, già tagliare una mela così e farlo perfetto. Vedete, è proprio così. This is my solve attempt. Adesso la risolve. Ma è un casino risolvere, ora che ci penso. La risolve. Sto male. Va a risolverlo finché la mela non è fatta. Surreale, ragazzi. Cosa stiamo guardando? Cosa stiamo vedendo? Poi ci mette tantissimo, perché non riesce a capire com'è. È fatta. Oh no, si è staccato. Aspetta. Grande, si è staccato un pezzo. Possiamo vedere com'è fatto all'interno. Allora, non capisco. Non è normale. Ah no, ok, forse ci sono. Questo ha un... al suo interno in realtà ha una sfera. Io penso che quello che ha messo qua dentro, siccome vedo che è quadrato, sia in realtà un vero e proprio tipo 2x2x2. Non so se riuscite a capire, piccolo, ok, a cui lui dopo ha messo degli spuncioni per attaccarci la mela. Non riesco bene a capire da qua, però vedendo che i pezzi sono squadrati e non sono tondi, quindi non ha messo una sfera a cui ha attaccato attorno le cose, come funzionano i 2x2 all'interno. Mi sembra proprio che lui ci abbia incastrato dentro un cubo a cui poi appunto ha messo degli appigli per attaccare la mela. Cioè, che poi sono dei chiodi. Adesso vediamo. Adesso la mangia. Ma poi dov'è? Cioè, dove sta filmando? Buona, dai. C'era il chiodo arrugginito dentro, però buona. Incredibile, ragazzi. Bellissimo. È forse stata il video reazione più bello mai fatto finora. No, a parte gli scherzi, in realtà è interessante. Cioè, banalmente, questi video sono interessanti, perché ti viene in mente di tagliare una mela e farci un cubo di Rubik? Capito? Cioè, sono quelle cose che non vedi sempre. Potrebbe tipo iniziare la serie sul canale fare cubi di Rubik col cibo. Cioè, tipo, lo puoi fare con tutto, no? Oltre che coi frutti, che a quanto pare è comodo. Lo fai tipo, non so, tipo col cioccolato. Non saprei, ditemi nei commenti con che cibi si potrebbe creare un cubo di Rubik. Niente, ragazzi, sono contentissimo di aver visto insieme a voi questa mela cubo. No, non ci credo. Ho scoperto che sto tipo mi ha fatto... No, ha già avuto lui l'idea. Mi ha fatto anche un altro, ma oddio, questo con cosa è fatto? È una torta, tipo. Vabbè, questo, ragazzi, sarà il sequel di questo video. Episodio 2 lo farò su questo. Niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, come sempre, lasciate un bel mi piace, un commento e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e non volete perdervi nessun video. Io vi ricordo sempre dell'uscita della mia app Missing. Trovate i link in descrizione. E direi che ci vediamo sabato con un nuovo video. E probabilmente, non so se è proprio sabato o poco prima o poco dopo, uscirà anche un contest per chi ha la mia app. Vi faccio questo piccolo spoiler. Detto anche questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!